Campionato di Serie D sempre più nel vivo con una straordinaria protagonista abruzzese e il notaresco dei record che continua a mettere vittorie, 8 di fila, e a tenere la vetta della classifica in coabitazione con l'altrettanto indomita recanatese. Per la squadra di Magnoni, gara da non sottovalutare contro una Agnonese in un ottimo momento, benché reduce dalla sconfitta nel derby col Campobasso, ma prima aveva inanellato 3 vittorie consecutive e quando gioca in trasferta è sempre un osso duro. Occhio al duo argentino Acosta-Viskovic, mentre mancherà per squalifica Diarra. Anche nel notaresco defezioni non indifferenti, out Salvatori dopo l'infortunio rimediato a Vasto, squalificati Cancelli e Mele, Vagnoni si affiderà di nuovo a Gallo in difesa, in avanti fari puntati su un Sansovini in gran forma. Obiettivo 3 punti e poi attenzione alla gara di Fiuggi dove gioca la Recanatese. Unico derby di giornata al Mariani Pavone tra Pineto e Vastese, acque agitate in casa aragonese con le parole forti di Amelia dopo la sconfitta col notaresco, con ulteriore chiarimento dello stesso allenatore tramite nota sul sito ufficiale. In settimana poi ufficializzato l'accordo con il neo DS Nicola D'Ottavio, chiamato a pianificare il mercato di dicembre con allenatore e società. Dinamiche che dicono quanto sia delicato il match di domani, dopo che la Vastese è scivolata nelle zone medio-basse della classifica. Rientrerà tra i pali Lorenzo Bardini. Clima più sereno in casa Pineto. L'avvento di Rachini ha portato 4 vittorie su 4 partite, ma è impossibile rilassarsi perché il duo di vetta va velocissimo e il Pineto ha bisogno dei 3 punti prima di recarsi sul campo della co-capolista recanatese. È già una fase decisiva del campionato. In dubbio Stefano Amadio per problemi alla schiena, squalificato l'Under D'Angelo. Il derby del Fadini ha restituito un Giulianova rinfrancato e capace di mettersi alle spalle la scoppola di Fiuggi. Del Grosso mancherà in panchina per squalifica, ma in settimana ha avuto un regalo il 31enne centrocampista Ivan Castiglia con quasi 100 presenze in B con Cittadella e Regina. Domani trasferta a Campobasso. Gara speciale per l'ex Vitelli, così come sul fronte opposto per Bontà, che a Giulianova ha debuttato tra i pro. Campobasso in cerca di continuità dopo il blitz di Agnone, anche se il tecnico Cudini dovrà fare a meno di 2 pezzi da 90, squalificati Dalmazzi e Musetti. Partita molto importante anche per il Chieti, la cui classifica si è fatta deficitaria dopo le ultime 2 sconfitte consecutive. Al Polisportivo di Civitanova i neroverdi sono attesi da una San Giustese che è partita male, ma si sta risollevando. Grandoni ritrova il capitano Veneri, ma la difesa resta un rebus per le assenze di Ricci e Vittiglio. Quest'ultimo potrebbe tornare solo ad anno nuovo. Cerca la prima vittoria il neotecnico dell'Avezzano Andrea Liguori. Al De Marsi arriva il Matelica. Protagonista della giornata sarà il tecnico dei marchigiani Gianluca Colavitto, che lo scorso anno, con una gran rimonta e la vittoria del play-out, ha trascinato i marsicani ad una difficile salvezza prima che le strade si separassero.